Ciao a tutti, oggi siamo alla premiere di Sicario, Day of the Soldado, film 100% hollywoodiano che ha come protagonisti Josh Brolin e Benicio del Toro, ma soprattutto che ha dietro la macchina da presa un grande regista italiano come Stefano Sollima. Se siete curiosi di sapere cosa ci diranno Sollima e gli altri membri del cast, beh, state con noi. Ma è una figata, scusa, questa è la mia prima di un film americano, però a Hollywood. Dai. Ci sta. Come si crea un film così sui cartelli della mafia messicana? Come prendi l'ispirazione? Vabbè, sai, allora, diciamo che io nella mia carriera ho fatto praticamente solo questo. È un mondo che mi interessa, mi piace raccontare le zone grigie dell'essere umano. E sicuramente la criminalità è uno degli ambienti dove ti viene anche più facile farlo. E mi piace anche raccontare dei film di largo intrattenimento che proprio alla fine riflettono anche un pochettino il mondo che ci circonda. E anche questo, in Soldado, c'era l'opportunità di raccontare una grande storia drammatica, avvincente, d'azione, però con un racconto di sottofondo che è quello dell'immigrazione, che è un tema oggi estremamente attuale. Ovviamente un film non può dare una risposta a un tema così complesso, però sicuramente può porre delle domande intelligenti a riguardo. Infatti vi siete trovati con in mano un prodotto che tratta un tema attualissimo, proprio oggi, no? Beh, però l'immigrazione è un tema attuale da secoli. Cioè, adesso, diciamo, di coincidenza si lega un pochettino di più a quello che è successo qui negli Stati Uniti nelle ultime settimane, ed è una coincidenza perché noi abbiamo iniziato a lavorarci 3 anni fa, però è anche un segnale di quanto poi sia veramente importante come tema, e che non si debba avere paura di affrontare anche delle cose che magari sono un po' forti, portano alla controversia, portano alla polemica, perché comunque sono parte della nostra vita. E se anche un film, quando esci dal cinema, in cui comunque ti sei divertito, ti sei intrattenuto, esci e hai delle domande da porti sul mondo che ti circonda. I love Stefano. I love this guy. He's amazing. He is such life. He brings a lot of life to the set, but also it translates onto the screen too. He's just a great guy to work with, and I think he got the best out of everybody. It was amazing. You know, his accent was crazy. It took me a while to get used to it, but I did. And he was amazing working with Stefano. And I think he's a visionary, you know. He has an image, he knows what he wants and he captured it. I like that. Gomorra, Suburra, romanzo criminale, ora Sicario. Come ti prepari? Cioè, come fai a studiare le mafie così da vicino, a raccontarle così bene? Lo studio, vabbè, quello è perché io ho cominciato facendo il giornalista, quindi cioè mi viene istintivo. Io cerco di studiare, cerco di leggere tutto quello che è possibile, poi cerco di andare nei posti, parlo con la gente. Io sono per Soldado sono stato alla frontiera US-Mexico e ho incontrato sia persone che lavorano ovviamente per il governo americano, persone che invece stanno dall'altra parte, e diciamo che stanno dall'altra parte della barricata. Ho cercato di documentarmi, è l'unico modo che hai per restituire una verità a un racconto.